Abbiamo creato qualche buona opportunità, soprattutto nel primo tempo. Ci siamo arrivati sotto, però ci manca sempre questa stoccata finale che non arriva mai. Adesso non so se è una questione di caratteristiche, forse magari di forza fisica in fase offensiva, però abbiamo fatto lo stesso bene perché qua tra magia di gioco si è visto. Abbiamo retto bene, diciamo, questo confronto. Ci voleva una roba un po' più consistente, anche se Maxi tra le linee gioca, poi Esti non è che sia proprio una punta. Ad Alessandro gioca sulla zona laterale, magari giocare col finto 9 devi avere due punte offensive prevalentemente. Noi abbiamo magari dei tornanti che si sono considerate punte, però non è proprio una squadra con una caratteristica per giocare in quella maniera lì. Taloi per esempio in settimana l'ho visto benissimo, forse la prima partita, un po' un impatto così con la tifoseria atalantina, forse un po' d'apprensione, però siamo di fronte a due giocatori sicuramente di grande spessore. Sì, diciamo, abbiamo proseguito questo allenamento settimanale che abbiamo fatto, anche abbiamo lavorato sulla forza questa settimana. Chiaramente non eravamo brillantissimi come in altre circostanze, anche perché poi è sempre comunque un amichevole. Allora lo spirito battagliero c'è stato sempre, la voglia di fare bene, però quel qualche cosa in più forse ti mancano per mettere la gamba e pure di farti male. Però niente, un buon incontro, e siamo andati avanti con la preparazione proprio in vista del Sassuolo, perché lì sarà una gara particolarmente impegnativa, perché loro sono forti, però cercheremo di esserci. Qui si sta bene, si vive una dimensione sicuramente diversa rispetto a Napoli e a Roma, e si sta lavorando bene, stiamo facendo bene, sono contento perché i ragazzi stanno rispondendo, ho trovato una struttura straordinaria, una dirigenza direi straordinaria, adesso sta solo a noi fare dei risultati e compensare questa fiducia che mi ha dato il presidente, la società, i Percassi e soprattutto la gente, perché ho visto che partecipa, soprattutto dopo la gara di domenica, hanno applaudito costantemente, verso la fine erano particolarmente soddisfatti. Questo è un buon inizio, adesso bisogna continuare.